Finalmente, sponde del saccheggio o loot lake distrutte dal cubo. Adesso vi spiego tutto con calma. Bene, sicuramente vi sarete accorti che siamo tornati in un episodio di Fortnite News, una delle serie più seguite del mio canale, proprio perché vi piacciono un sacco tutti i leaks riguardo al cubo e riguardo tutto quello che è stato aggiunto in Fortnite recentemente e tutte le teorie su dove andrà ad esplodere o dove farà l'animazione finale questo cubo. Oggi tratteremo argomenti veramente veramente molto 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 interessanti, quindi vi ricordo di condividere con tutti, ma dico tutti i vostri amici, raga, questo è proprio un video molto molto importante appunto della serie Fortnite News. Un bel like se volete un prossimo episodio tra pochi giorni con tutti le varie news appunto dei prossimi giorni. Iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi le prossime. Detto questo, direi di iniziare. Parliamo subito di pinnacoli. Si parla di pinnacoli perché, come si vede dal canale Fortnite Leaks Italia di Telegram, pinnacoli è a rischio. A mezzanotte il direttore creativo di Fortnite ha postato un tweet dove vi era scritto RIP Tilted. Molto probabilmente sarà un tentativo di sviarci. E se così non fosse? E guardate un attimo, regà, lo sviluppatore appunto Donald Mustard, il direttore creativo dell'Epic Games, cosa ha scritto su Twitter. RIP Tilted. L'ha scritto in risposta ad un post che aveva fatto riguardo al fatto che Fortnite arriverà per Monopoly, ovvero Fortnite e Monopoly faranno una collaborazione e arriverà un Monopoly a tema Fortnite. Figata, però non sappiamo se questo RIP Tilted voglia dire RIP Tilted veramente nella mappa di Fortnite, ovvero addio pinnacoli nella mappa di Fortnite, quella vera e propria, oppure RIP Tilted nel Monopoly. E attenzione, abbiamo anche la mappa aggiornata di movimenti del cubo. Come vedete, il cubo è finalmente arrivato a Corso Commercio e questo prova, raga, una teoria molto 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 interessante. Praticamente molti di voi hanno scoperto che, mettendo da mobile la grafica al minimo, questi punti nella quale appunto sono segnati le diverse posizioni del cubo non mostrano erba, praticamente non c'è l'erba. In questi punti qui si vede un tratto di terra, questo punto qui e questo punto qui. Attenzione, raga, il cubo li sta rispettando tutti. Io vi ho aspettato appunto per dare questa notizia, ma il cubo sta rispettando ogni singolo punto. Quando il cubo è arrivato in questa posizione pensavo che entrasse da Stilivot, invece cosa ha fatto? Ha cambiato completamente direzione ed è andato verso Corso Commercio. Adesso, in teoria, se questa teoria è completamente valida, il cubo dovrebbe fermarsi più o meno in questa posizione e continuare verso Bosco Blaterano. E attenzione, dopo Bosco Blaterante andrà vicino a Passatempi Pomposi, poi vicino Parco. E attenzione, come meta finale avrà appunto Loot Lake. Innanzitutto guardate questa immagine: Updated Cube Movement T Loot Lake Masks T DFA Mask Style MFCL Corruption. E questi qui sono tre stringhe trovate nei file di gioco. Attenzione, raga, contengono finalmente il nome di Loot Lake. Mentre altre stringhe appunto trovate nei file di gioco sono queste qui, dei file nella cartella suoni, che non posso farvi sentire perché altrimenti l'Epic mi tirerebbe giù il video, dato che sta iniziando a farlo. Anzi, ringrazio Dragon per avermi avvisato direttamente in privato di questa cosa. Questi qui sono dei suoni che farà il cubo. Leggiamo un attimo i nomi: Propagation End, ovvero fine della propagazione. Profondità, shoreline, quindi destinazione costa, quindi destinazione tipo penso che sia la costa del fiume, del lago lì, Loot Lake. Impatto alla destinazione, inizia la propagazione e poi effettivamente la fine della propagazione, questa qua, propagate end. Poi qua ci sono ancora altri dettagli appunto sulla costa, cube shoreline e cube shoreline 01. Shoreline, raga, vuol dire costa, la zona insomma costiera. Quindi con quello che vi dirò adesso riguardo Loot Lake è molto probabile che il cubo arriverà fino alla costa di Loot Lake. E adesso vi spiegherò un attimino che cosa succederà. Oltre a Loot Lake parleremo anche di appunto Bosco Blaterante. Guardate, mi raccomando, raga, il video fino alla fine. Sembra che la patch dell'altro ieri sia stato un giorno veramente fantastico per i leakers, nella quale appunto sono stati aggiunti altri file all'interno del gioco, e non file poco importanti, file molto 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 importanti. Innanzitutto la prima cosa che è successo è che i simboli sul bunker di Bosco Blaterante sono completamente spariti appunto dal bunker. Non si sa per quale motivo, vi ricordate che c'erano dei simboli che ricordavano un circuito elettrico, questi simboli c'erano ormai da un bel pezzo e sono stati rimossi. Non è una casualità, non è un errore dell'Epic, sicuramente è fatto apposta, insomma. E prima appunto di parlare di Bosco Blaterante, guardate un attimo cosa sta succedendo a Loot Lake. Attiviamo i suoni così appunto sentiamo insieme quello che succede. Guardate un attimo cosa appare. Esatto, esatto, così è apparso qui, esattamente in questa zona. Boom! E gli ha portato degli scudini? Gli ha portato degli scudini! E sentite che suono e che animazioni fanno i lama che vengono aperti dentro al lago. Ok, questo ragazzo appunto sta aprendo il lama, attenzione. È il suono del cubo, di quando ti respinge al cubo, raga. È lo stesso esatto identico suono. Quello era appunto suono originale. Allora, prima cosa, se notate, a questo ragazzo gli ha fatto spawnare degli scudini. Cosa fa il cubo? Ti dà lo scudo. Quindi, raga, questo non può essere una coincidenza, non è che degli scudini sono apparsi così a caso. Seconda cosa, quando noi proviamo ad aprire un lama, che attenzione, tra poco andremo a vedere addirittura appunto sul corpo del bombarolo, nella schermata di caricamento della settimana 10, che io e Return abbiamo fatto una scoperta, raga, fantastica. Dicevo, appunto, quando noi apriamo il cubo, a Loot Lake ci dà uno scudo. Lo scudo ormai è il simbolo del cubo, insomma, se noi gli avviciniamo il cubo ci ricarica lo scudo. Quindi, raga, non può essere una coincidenza. Oltretutto, lama fa il suono del cubo. Raga, fate 2 più 2 e si arriva al fatto che il cubo arriverà a Loot Lake.
E finalmente leggiamo la teoria finale. Bond del saccheggio verrà colpito dal cubo? Ebbene sì ragazzi, analizzando il materiale trovato nei file di gioco, sono stati trovati elementi che potrebbero confermare la nostra teoria sull'arrivo del cubo spawn del saccheggio. Questo raga è molto 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 importante, mi raccomando, statemi a sentire. Primo passo, percorso del cubo. Prima un bug da mobile e poi la conferma di 2 Epic Buddies ci hanno mostrato il percorso che il cubo effettuerà in questi giorni, fermandosi nelle vicinanze di spawn del saccheggio. Il bug da mobile è quello lì che vi ho fatto vedere, ovvero il percorso che il cubo farà seguendo la linea che prima vi ho mostrato. In seguito alla scoperta di un evento spawn, quindi lo spawn di una sfera, che era questo qui, che probabilmente spawnerà l'8 settembre alle 15. Questo, regà, è tutto quello che è stato trovato nei file di gioco. Non ci capisco una mazza. Nei file di gioco è stata aggiunta una minimappa che rappresenta il lago con un strano fenomeno sopra. Questo, regà, è direttamente quello che è stato trovato nei file di gioco. Attenzione, apparentemente potrebbe non sembrare niente, però se noi sovrapponiamo questa immagine appunto al loot lake di adesso, quindi a spawn del saccheggio di adesso, ovviamente girandola un pochettino, questa è l'isola centrale, questa qui è l'isola un pochettino più in alto, qui è il molo appunto dove ci sono le fabbriche, e questa raga è l'isoletta di fianco dove ci sono due chest. Con la patch 5.40 sono state rivelate anche le schermate di caricamento della settimana 9-10. Queste raga sono molto molto interessanti. Nella schermata di caricamento della settimana 10 si vede il bombarolo lucente specchiarsi nel cubo. La figura specchiata era la versione malvagia di questa skin. E questa raga appunto la teoria che ci è venuta in mente a me e a Return. Allora, prima di parlare del lama e del drago, questo drago qui raga, quello che nel bombarolo lucente è appunto un lama e qua è un drago, e questo drago corrisponde ad una skin che è attualmente presente nel gioco e che indica appunto Bosco Braterante, continuiamo a leggere questa teoria. Allora, cosa potremmo pensare? Potrebbe esserci o un universo parallelo oppure il cubo di entità malvagia che trasforma le cose nel suo opposto, e quindi se passa su Loot Lake trasformerà Loot Lake probabilmente nel contrario, quindi magari una zona vulcanica, che è quello che penso io anche avendo trovato immagini online. Questa per esempio è un'immagine molto approssimativa di come potrebbe venire un risultato, però regà ovviamente non ci andrà nemmeno vicino secondo me, però almeno per farvi capire un attimino come potrebbe venire. Il quarto punto è che nei file di gioco sono stati trovati dei file audio in cui è possibile sentire i vari suoni di quando il tubo toccherà l'acqua. Si sente uno sfrigolio come di acqua evaporata, quindi possiamo dedurre che il cubo farà evaporare l'acqua o creerà un effetto visivo del genere. Ipotesi finali: il cubo entrando nell'acqua la farà evaporare, rendendo il lago una zona desertica o vulcanica, con conseguenze sull'ambiente circostante ovviamente. Allora attenzione raga, queste appunto sono le immagini sovrapposte trovate nei file di gioco. Questo raga è quello che succede se noi sovrapponiamo le appunto immagini trovate nei file di gioco. Come vedete ci sta perfettamente con Loot Lake, mentre qua a destra l'immagine che noi diciamo troviamo qua evidenziata in giallo è l'immagine bianca che in teoria dovrebbe costituire tutta la nebbia o comunque tutta la zona rovinata dal vulcano, che dovrebbe in teoria sporgere qua in mezzo secondo la mia teoria. Questo raga è il banner che riceveremo in regalo al completamento della settimana 9, e la cosa interessante è che è una delle rune che sono contenute dentro il cubo ed è la prima runa che il cubo ha lasciato per terra. Potrebbe essere un indizio, non lo sappiamo per ora. L'aggiornamento di ieri sera effettivamente ha migliorato la stabilità del gioco, anche io mi sono ritrovato un aggiornamento da 486-489 mega e finalmente hanno fissato tutto quel lag che si presentava almeno nel mio caso da PC. Allora, è possibile che oggi 8 settembre alle 15 succeda un evento molto interessante, purtroppo ancora non lo sappiamo, è possibile, non è detto, magari è una prova, un inganno che l'Epic ha voluto inserire nei file di gioco, comunque un evento che indica qualcosa con una sfera, uno spawn di una sfera. Oltretutto nel file di gioco è indicato che in futuro potremo avere degli animali, come appunto indica questa cartella. E ora andiamo a parlare di Bosco Blatterante. Questa raga è appunto la schermata di caricamento che sbloccheremo al completamento della settimana 10. E attenzione, come descrizione di questa immagine c'è scritto: stavo guardando qualcuno ma non ero io. E se noi andiamo ad analizzare l'immagine vediamo un bombarolo lucente che tocca il cubo, e qua raga siamo nei pressi appunto vicino alle fabbriche. Qua a sinistra, se ci spostiamo un pochettino, c'è il ponte, perché nella schermata di caricamento della settimana 9 si vede in sottofondo lei appunto che tocca sto cubo. E attenzione, noi vediamo che toccando questo cubo la ragazza si specchia, e non è che si specchia normalmente, questa è totalmente un'altra persona, diciamo nel lato oscuro. Molti dicono che qua sotto si veda pinnacoli, ma io sinceramente non riesco a capire in quale modo voi riuscite a vedere pinnacoli da questa zona. Questa raga è la teoria dei cavalieri, una teoria che vi ho letto anche nello scorso video, nella quale ci sono 4 cavalieri nel gioco, 4 skin appunto dei vari 4 cavalieri: lo scudiero blu, il cavaliere rosso, il cavaliere reale e il cavaliere nero. Questi 4 cavalieri indicano 4 città diverse, ovvero lo scudiero blu, Puntiro Pantano, cavaliere rosso, Acre Anarchici, cavaliere reale, Tomato Town, e il cavaliere nero, raga, Bosco Blatterante. Tenetamente Bosco Blatterante, perché se noi raga andiamo a vedere lo shield del Black Knight, ovvero lo scudo del Black Knight, diciamo il backpack, abbiamo un drago ed è l'unico
drago identico, spizzicato a quello cui si specchia il bombarolo lucente. Quello che quella tizia ha sulla maglia dentro al cubo è lo stesso identico drago rivolto dalla parte verso destra, mentre tutti gli altri draghi di tutti gli altri cavalieri sono rivolti verso sinistra. Se volete, controllate pure nel gioco, non è che vi sto dicendo cavolate. E non è finita qui. Tutti i cavalieri contengono appunto nomi di città che sono rimosse dal gioco. Abbiamo Scudiero Blu con Putrido Pantano, Cavaliere Rosso con Acre Anarchici, Cavaliere Reale con Tomato Town. Tutte e tre le città sono state rimosse dal gioco. E attenzione, abbiamo Cavaliere Nero con Bosco Blaterante. Raga, ditemi se è una coincidenza, cioè ditemelo. Non può essere una coincidenza, non può essere. Cioè dai, ci sono troppe cose comuni. Siamo quasi sicuri che succederà qualcosa molto presto, poiché tutti gli altri posti sono stati rimpiazzati o distrutti. E attenzione raga, i simboli del bunker sono spariti. Wow raga, oggi un Fortnite News veramente molto molto interessante. Penso uno dei più interessanti che abbia mai fatto. Quindi vi ricordo di condividere con tutti i vostri amici e lasciare un bel like se ne volete altri nei prossimi giorni. Io personalmente sono contentissimo che Loot Lake venga distrutto, perché finalmente ci voleva una svolta in quel punto della mappa. Ormai abbiamo Parco Pacifico, Pinnacoli e Loot Lake in quella zona della mappa che sono uguali da un casino di tempo e hanno bisogno di un cambiamento. Stessa cosa per Bosco Blaterante, anche lui ha bisogno di un grande cambiamento. Anche perché raga, pensate, ci sono due zone nella quale non va nessuno. Fatemi sapere ovviamente la vostra opinione qua sotto nei commenti. Ditemi se anche voi siete contenti che probabilmente Loot Lake verrà distrutta. Ovviamente vi ricordo di prendere i leaks come leaks e non come pura verità raga, come fate sempre. Perché vi ricordo che queste qui sono tutte informazioni trovate nei file di gioco, ma non sono informazioni che per forza sono reali. Anche perché su Twitter l'Epic Games ha postato appunto tempo fa un post nella quale ritraeva appunto la Valle dei Vichinghi e la zona in cui adesso c'è il razzo, nella quale non ci sono i vichinghi, cioè non c'è nulla al posto dei vichinghi, mentre al posto del razzo c'è un villaggio, anzi c'è un castello. Questo l'ha fatto la Epic Games proprio sul profilo ufficiale di Fortnite. Quindi raga, non si sono cavolate, non è con immagine fake. Intanto vi dico, secondo me tutto quello che cambierà nella season 6, ovvero Loot Lake, Bosco Blaterante, la zona dei vichinghi e la zona in punto in cui adesso c'è il razzo. Almeno queste raga sono le mie opinioni. Poi Pinnacoli secondo me subirà una modifica, perché tanto bene o male i Pinnacoli la modificano sempre. Ogni volta c'è qualche piccola modifica, ed essendo ora molto vicino a Loot Lake potrebbe seguire appunto i danni causati da questo vulcano. Fatemi sapere la vostra teoria qua sotto nei commenti. Ditemi soprattutto quale teoria credete di più, a quella su Loot Lake, a quella su Bosco Blaterante, oppure a quella sui vichinghi e sul razzo. Detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi tutti i prossimi contenuti. E io penso di aver detto tutto, perciò noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao Giurma.